una sorpresa. No, c'è Jara, c'è. Mi pare di non vedere Müller. Quindi è stata una sorpresa maturata durante il riscaldamento o una sottile pretattica del tecnico Blažević della squadra svizzera. Allora vi devo rileggere la formazione della prima linea. Battuta la punizione, triangoli stretti, Vignola, Boniek e Platini. Boniek. Rossi, Boniek. Rossi, tiro di Rossi. Parata di Brunner. Tiro di Rossi, dodicesimo del primo tempo. Appena entrato in area, ha tentato il tiro. Adesso sono in vantaggio gli svizzeri con Ponte, che ha commesso un fallo su Platini, su Cabrini, non rilevato dall'arbitro. Comunque la difesa juventina ha avuto modo di recuperare. Adesso Rossi, Rossi, tiro di Rossi, parato in calcio d'angolo dal portiere Herman. Intanto ci giunge la notizia, il numero 16, che secondo la presentazione doveva essere San Pedro. Platini, cross di Platini, parata, tiro, rete, rete, ha segnato Rossi. Ha segnato Briaschi. Vale oro questo gol, perché adesso per passare il turno non ci saranno più i supplementari e il Grasshopper si deve segnare 4 gol. La Juventus passa in vantaggio al 21esimo minuto del primo tempo. Dunque vi dicevo che il numero 16 è Müller. Jara, ecco che viene in avanti Schallibaum, lanciato Loscher ed è il pareggio, pareggio di Koller. Peccato, tanti gol sbagliati e Koller alla mezz'ora esatta raggiunge il pareggio. Ecco il cross di Loscher e il colpo di testa di Koller è imprendibile per Tacconi. Pareggio di Koller alla mezz'ora del primo tempo, 1-1. Ancora lanciato Rossi. Tiro di Boniek, Briaschi. Ecco l'arbitro che l'ha fatta rettificare la posizione. Platini. Boniek. Perfetto il controllo di palla di Boniek per Rossi. Rossi. Vignola. Gol. Vignola. Ancora una volta Vignola si rivela l'uomo di coppa e riporta in vantaggio la Juventus. Gol di Vignola. Rossi, vedete Rossi, suo colpo di tacco a liberare Vignola e Vignola non perdona. C'è anche una deviazione sfortunata, ma credo ininfluente da parte di Berdi. Rivediamo ancora l'azione, ecco il lancio di Boniek su Rossi. Rossi ha tre uomini attorno, saggiamente lancia Vignola, ecco il tiro di Vignola e la deviazione di Berli. Jara, autore del tiro più pericoloso, scoccato dagli svizzeri, il colpo di testa di Cabrini, la palla ripresa da Herman. Ancora Jara ed è finito il primo tempo, esattamente al 45esimo minuto l'arbitro Fredriksson rimanda le squadre negli spogliatoi, la Juventus chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1. Il collega
Jean-Jacques Tillman della televisione svizzera mi diceva che il Grasshopper sta giocando una delle belle partite e questo non fa altro che dare risalto alla prova della Juventus che conduce per 2-1 e si è mangiata, diciamolo, almeno altri 3 gol in maniera clamorosa. Gli è venuto fuori un po' troppo basso e quindi Brunner ha potuto spararlo. Un altro passo molto più lento, ecco l'attacco svizzero con Jara. Schallibaum. Il cross è alzato da Cabrini. Scirea. E Tacconi para. Ancora un tiro di Jara. Ponte. Fermato da Favero con bell'intuito il passaggio di Ponte e ci spostiamo dalla parte opposta con Boniek. Rossi, si libera bene Rossi ma poi tira alto, in qualche modo Schallibaum e Inalbon riescono a ribiare un pallone che però è preso da Briaschi. Platini non gioca molti palloni come all'inizio. Platini che segna il suo terzo gol, ma è sempre preciso nei momenti delicati dell'azione. Platini 3-1 per la Juventus, 17esimo. Non gioca tanti palloni come nel primo tempo, vi dicevo, ma è sempre al momento opportuno. Guardate adesso, finge di guardare intorno per il passaggio, poi si fa largo e tira un pallone imprendibile proprio all'angolino. Platini 17esimo e 3-1 per la Juventus. Rivediamo ancora l'azione, eccolo Platini, allontana e fa aprire gli avversari fingendo un passaggio e poi invece, studiando la posizione del portiere, segna con un tiro precisissimo. Fermato Tardelli, Ladner e Jara. Ecco l'appoggio su Ponte, il cross, parata di Tacconi, ancora Schallibaum ed è il 3-2 per la Juventus. Schallibaum segna il secondo gol per il Grasshopper. Continua questo splendido spettacolo di questa partita, è 3-2 per la Juventus ed esce Tardelli, questa volta è vero, mentre rivedete il gol, il secondo gol degli svizzeri ed entra Prandelli. Primo tiro di Schallibaum parato da Tacconi che non può far altro però, e allora Schallibaum lo riprende e segna. Vi dicevo, è entrato limido. Continua l'azione Ladner. Herman. Bonini, splendido difensore, si inserisce ancora con successo e viene lanciato Boniek. C'è Platini libero dalla parte opposta. Boniek va avanti in area, gambettato. È calcio di rigore. 42esimo minuto. 3-2 per la Juventus, 4-2 con il gol di Platini. Rivediamo, finta che manda il portiere da una parte, la palla è abbastanza centrale ma dall'altra. 4-2 per la Juventus con il gol di Platini. Intanto vi devo dire che Scirea si è completamente ripreso, durante la trasformazione del rigore da parte di Platini si era portato ai bordi del campo. Cabrini ha resistito alla spallata di Herman. Platini, ecco, è finita la partita, la Juventus passa ai quarti di finale della Coppa dei Campioni.